tutti, sono Mary Video Games. Oggi continuiamo con Caramona e andiamo avanti. Ok, vediamo un po' che cacchio succederà. Capitolo 28, contrazioni. Oddio, vediamo. Passò un altro mese. La mia relazione con Sean era migliorata, ma la mia relazione con Mark era ancora la stessa. Feci mettere una culla nella stanza degli ospiti, temporaneamente. Chiaro, perché volevo ancora andare a vivere da sola. Il bambino stava bene e ormai mancava poco alla sua nascita. Tuttavia la cosa ancora non mi preoccupava. Vorrei proprio sapere di chi è il figlio adesso, oddio. Non posso credere che tu mi abbia trascinata qui. Sono incinta di 7 mesi e mezzo. Non avevo idea che fosse così lontano. E poi hai detto che hai bisogno di fare esercizio. Sì, una passeggiata per il quartiere magari. Abbiamo cercato Ralph in questo bosco per quasi 2 ore. Sei sicura che sia qui? Assolutamente. È la sua escursione annuale al campeggio. Non può sfuggirmi in questo bosco. Ok, quindi sono nel bosco a cercare Ralph. Ma comunque, cara Olivia, sei un po' scema, perché sei incinta con il rischio che ti senti male. Sei nel bosco. Vabbè. Non posso sfuggirmi in questo... Ok, bosco, andiamo avanti. È l'occasione perfetta per scusarmi. È una buona idea, cattiva idea. Buona idea. Diciamo buona idea, dai. Non posso mettere in discussione la tua logica. Vuoi proprio braccarlo? È il piano. Ma è chiaro che ci siamo perse. Perché non proviamo ad andare a destra, a sinistra, che ne so, a destra? Sembra che i cespugli si diradino in questa direzione. Ottimo. Boh, vediamo che cacchio succederà. Secondo me adesso si perdono. Magari lei inizia a sentirsi male su cacchi sua dopo. Hai sentito? Sentito cosa? Oh mamma mia. È un procione. Corri. Ah, oddio. Se mio bambino si prende la rabbia ti uccido. Bene, bello proprio. Questa sembra la direzione corretta. Lo sembra, secondo me no. Perché Raff è proprio lì? Ah, meno male. Blair. Olivia. Cosa ci fate qui? Sono venuta per riconquistarti. Ti penso continuamente. E non mi interessa chi lo sa. Ti prego, dimmi che mi perdonerai. Ti prego, dimmi che mi darai un'altra possibilità. Sì, per favore, dammi un'altra possibilità, così non ci rompe più le balle a noi. Le mie caviglie ti stanno implorando. Wow. Bene, non so cosa dire. Nessuno ha mai fatto una cosa del genere per me prima. Mi perdoni? Ma certo. Mi sei mancata tantissimo. E vai. Oh oh. Olivia, inizia a sentirsi male. Va tutto bene? Oh cielo, che dolore. Che cosa c'è che non va? Io credo di essere in travaglio. Ma va, guarda, non me lo aspettavo proprio. Oddio mio. Ok, manteniamo la calma. Ralph, ci puoi portare? Ralph, ci puoi riportare all'auto? Non dirmi che non hai idea di dove siamo. Il senso di questa escursione era proprio perdersi nella foresta. Complimenti. Il senso era perdersi nella foresta. No, ti sei perso adesso che... Ma che cacchio di idea è? Vabbè, ma io sto zitta, raga. Ecco perché non riuscivo a credere che mi avevate trovato. Oh mamma mia, non posso partorire qui. Chiama Sean. Se prende, magari adesso non prende manco il cellulare. Questi boschi sono proprio vicini al suo negozio. Forse lui può aiutarci. Penso che stiamo dalle parti di Deer Crossing. Penso si pronunci così, non lo so se può essere utile. Ok, ok, ottima idea. Pronto, Sean? Ho bisogno del tuo aiuto. È un'emergenza. Sean ha da fare. Cosa vuoi? Oh, Stacy, ti pareva proprio questa. Se questa ci può far morire. Perfetto, proprio questo ci mancava. Hai detto un'emergenza? Già. Mi sono persa nel bosco di Samson, non so se si pronuncia così, e sto per partorire, ma non credo proprio che ti interessi. Cavolo, dove di preciso? Nel bosco di Samson? Vicino a Deer Crossing. So esattamente dove si trova. Posso aiutarti? Dovrei farmi aiutare a Stacy? Non mi fido di lei.
Non mi fido di lei assolutamente. No. Però mi devo fare aiutare per forza. Cioè, qua rischia lei. Non mi fido, però l'unico modo, va bene. Deer Crossing è accanto a Wolf's Ledge. Non so se si pronuncia così, anzi io lo ripeto sempre. Riesce a vedere un po' di vecchie querce? Sì. Attraversale. Ti aspetto dall'altra parte con la mia auto. Ok, tra poco. Non lo so se ho fatto bene, raga, non lo so. Speriamo non mi stia prendendo in giro. Da questa parte. Certo che sarebbe proprio stronza. Contrazioni di Braxton Hicks. Falso travaglio, meno male. Il tuo bambino sta bene, Olivia. Ne è sicura? Assolutamente, quindi era vero che ci ha aiutato, meno male. Ma mi sento di sconsigliarti di tornare nel bosco. E appunto, un po' di intelligenza dire no, meglio che sta a casa. Già, che ti è passato per la testa, scusate raga. Un'escursione di 5 km è una storia lunga. Beh, è meglio se fai attenzione, cara mia. Vado a riferire la notizia a Blair. È in sala d'attesa ed è molto ansiosa. Quel che mi chiedo è... come ci è finito mio figlio in questa storia? Non preoccuparti, glielo chiedo io. Pensi di poter restare qui per un paio di minuti? Sì, nessun problema. Bene. Continua a bere acqua. Basta che non ci sono complicazioni. Ah, eccolo qua. Olivia! Mi spiace non aver sentito la tua chiamata. Il bambino sta nascendo. No. Sean, ma cosa? No, il bambino non sta nascendo. È stato un falso allarme. Forse è meglio così, perché madonna mia, se si sentiva veramente male era un cacchi. Ok, grazie al cielo. Ma cosa ci facevi nel bosco? Bella domanda. Stavo aiutando un'amica a riprendersi, ragazzo. Vabbè, è una lunga storia. Ma tutto bene, Sean. Il bambino sta bene. Quando mi hai chiamato ero impegnato, ma ho appena parlato con Stacy, che stranamente ci ha aiutato e questa cosa mi ha sconvolto. Lei è molto preoccupata. Sì, come no. Non sto scherzando. Lei vuole che io ti dica che le dispiace. Penso che tutta questa storia l'abbia spaventata molto. Beh, le sono grata per l'aiuto di oggi, ma non sono pronta a perdonarla. È comprensibile. Piuttosto che ne dici se ti porto a prendere un gelato? È una bellissima idea proprio. È un'idea fantastica. Per me è cioccolata, grazie. Vabbè. Un bel gelato al cioccolato. Anche se fa freddo, però vabbè. Tutto è molto meglio con un po' di gelato nella pancia. Oddio, Mark! Ma che cosa? Scusate ragazze, ma io questo non lo sopporto. Mi ha aperto tua madre. Lei mi ha chiamato. Olivia, ti prego, dimmi che stai bene. Io sto bene. Mi dispiace che ti abbia chiamato. Erano solo contrazioni di Braxton Hicks. Non so se si pronuncia così, Lo dico sempre. Vabbè. Ok, quindi che cacchio succede? Dai, andiamo avanti con la storia. Mark, davvero, io... non mi hai chiamato. Ho dovuto scoprire cosa ti è successo alla tua migliore amica. Non c'era bisogno che ti chiamassi. Andava tutto bene. Tu non mi hai chiamato perché? Nei mesi scorsi ti ho fatto sentire che non lo potevi fare. Sono stato freddo con te. Mark, è tutto ok. Le cose tra me e te sono un po' complicate. Sono stanco che siano complicate. E mi spiace di averti allontanata. Non sopportavo più che tu non mi volessi. Che non volessi una vita con me. Non è stato facile perdonare tutto. Ma ho perdonato mia madre. E penso sia ora di perdonare anche te. Sì, però mi stai alla larga lo stesso. Grazie al cielo, speriamo che il figlio non sia suo. Senti, vorrei parlare, ma... devo proprio andare in bagno. Cosa, far lo stronzo? Torno subito. Oh, il suo telefono sta suonando. Uff, è sua madre. Almeno non è in Ronda. A proposito, forse dovrei controllare se ci sono delle foto di Ronda. Solo un'occhiata veloce. Ma che me ne frega, voglio scoprire la verità una volta per tutte. Non mi interessa, non spenderei mai gemme per Mark. Perché me ne frega proprio. Oh no, non posso farlo. È un'imperdonabile invasione della privacy. Beh, avevo detto che dovevamo parlare, ma... mi sei mancata così tanto. E non riesco a smettere di guardare queste bellissime labbra.
Che palle. Vabbè. Solo amici, nessuno dei due ragazzi si è dimenticato, ma tu ti preoccupi solo per la sicurezza del tuo bambino. E appunto, giustamente, non so perché si sia tolta la musica, però vabbè. E niente ragazzi, io direi di finire qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!